Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Domani turno infrasettimanale per la Serie D. In concomitanza con il fischio d'inizio, in onda una puntata speciale di A Tutto Campo, insieme a Luigi Di Lallo, Benedetta Fazio, per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle partite in programma per il Girone F. La trasmissione, come sempre, andrà in onda anche sulle frequenze di Radio Luna Network. L'appuntamento, dunque, domani con A Tutto Campo, puntata speciale a partire dalle ore 14:25. Adesso vediamo il programma di questa giornata. Domani, 15ª giornata, Aprilia Olimpia Agnonese, Campobasso Rieti, Castelfilardo Pineto, Castelnuovo Mano Sant'Elpidio, già rinviate Matese Giulianova e Monte Giorgio Terme Fiuggi, in campo Notaresco Recanatese, Vastese Tolentino e Vasto Girardi Cinzia Albalonga. Riflettori accesi su Selvapiana per il big match di giornata tra il Campobasso e il Rieti. Il Vasto Girardi, ancora con il favore del campo, affronta l'Albalonga. Seconda trasferta laziale per l'Olimpia Agnonese ad Aprilia. Non c'è tempo di analizzare al dettaglio la giornata di campionato trascorsa. Domani pomeriggio si torna in campo per la 15ª andata. Appuntamento classico con la trasmissione A Tutto Campo, in onda alle 14:25. Prosegue il Tour de Force nel girone F, gare ravvicinate per quasi tutte le società. Tra recuperi e turni di campionato, rinviate FC Matese Giulianova e Monte Giorgio Fiuggi. La LND ha inoltre disposto per mercoledì prossimo, 10 febbraio, diversi recuperi nel girone F, tra i quali Tolentino Olimpia Agnonese e Vasto Girardi FC Matese. Big match al Selvapiana tra il Campobasso ed il Rieti, rosso-blu reduci da due successi consecutivi, entrambi in trasferta contro Cinzia Albalonga e Porto Sant'Elpidio. Laziali in serie super positiva con 8 vittorie ed un pareggio, il Rieti, a differenza dei Lupi, non è sceso in campo domenica, rinviata la sfida contro il Monte Giorgio. In casa Campobasso il successo a Porto Sant'Elpidio ha confermato le indicazioni positive viste a Genzano. Non solo per mister Cudini, anche nuove certezze. L'ampio turnover ha dimostrato la bontà dell'organico, con le seconde linee, quei giocatori che hanno trovato meno spazio in avvio di campionato, che hanno dimostrato di poter ambire ad una maglia da titolare. Bene così per l'obiettivo vittoria del campionato, c'è bisogno di una rosa larga e di qualità. La sfida a Rieti rappresenta un passaggio importante del campionato. Al Selvapiana i Lupi testeranno la reale forza della squadra allenata da mister Stefano Campolo, un team capace di inanellare una serie impressionante di vittorie consecutive prima del pareggio di Castelfidardo. Importanti ma non decisivi punti in palio, il campionato è ancora lungo. Certo, in caso di successo il Campobasso si porterebbe a più 6 da Rieti, con una gara in meno da giocare. Un vantaggio che Esposito e compagni hanno tutte le intenzioni di maturare sul campo. Per i Lupi prevista la squadra tipo, con il rientro dal primo minuto di Esposito, Bontà e Menna, da valutare il recupero di Vitali. In caso di nuovo forfè del classe 2002, Piga in porta, con Zammarchi a chiudere il reparto offensivo. Infine, dopo il centrocampista Pietro Ladu, la società ha ufficializzato un altro colpo in mediana. Si tratta di Angelo Persia, classe 98, proveniente dalla Fermana, girone B di Lega Pro. Un nuovo tassello utile a mister Cudini per ruotare al meglio le pedine a centrocampo. Terza gara consecutiva in casa in una settimana per il Vasto Girardi, che ospita il Ditella e il Cinzia Albalonga. Cambio di guida tecnica per i laziali. Ieri la società ha comunicato di aver sollevato mister Mauro Venturi. Decisiva la sconfitta contro il Campobasso e due pareggi con Agnonese e Vastese. Guardando la classifica dobbiamo prendere nota delle velleità di altissima graduatoria della società laziale, che occupa il 5º posto e cambia guida tecnica per la lontananza dagli obiettivi prefissati, come si legge da comunicato ufficiale. La società ha scelto come sostituto Roberto Chiappara, che torna a Genzano dopo la stagione 2016-2017.
Detto questo, il Vasto Girardi è concentrato per proseguire la serie positiva in casa e continuare ad aggiungere punti ad una classifica sempre più bella. 20 in 13 gare, un bottino di cui andare fieri, mezza salvezza in tasca dopo un terzo di campionato. In Alto Molise tutti, dalla dirigenza alla squadra, avrebbero firmato per avere 20 punti a qualche giornata dal giro di boa. Mister Prosperi deve rinunciare a Bomber Mercai, squalificato dal giudice sportivo. Al suo posto, occasione per Fioretti dal primo minuto. Trasferta ad Aprilia per l'Olimpia Nonese, 7 gol subiti in 2 giornate, 2 sconfitte nette contro Recanatese e Fiuggi. Domani è necessario il riscatto per la squadra granata, che ha bisogno di muovere la classifica. Le difficoltà sono note, una stagione nata sotto una cattiva stella per la società. La strada è ancora lunga, sono solo 10 le gare giocate dalla Nonese, c'è tempo per recuperare e muovere la classifica. La società ha annunciato di voler integrare l'organico con 3 nuovi innesti ed ha confermato la fiducia a mister Senigallesi. 14 punti in classifica per l'Aprilia, solo 3 per gli altomolisani. Fondamentale tornare dal Lazio con un risultato positivo. Il problema principale è il gol, sono solo 5 le marcature messe a segno, con una media di appena un gol ogni 180 minuti. E in attacco bisogna intervenire con il calciomercato, altrimenti la strada per la salvezza si fa davvero dura per la storica squadra molisana. Il Campobasso è reduce dal successo in casa del Porto Sant'Elpidio. La rete del definitivo 2-0 è stata realizzata da Di Domenico Antonio, che abbiamo avvicinato. Simone Di Domenico Antonio, sei felice per la maglietta da titolare, la seconda, e per il gol, ma soprattutto direi per una grande prestazione che hai disputato. Sei stato un po' l'uomo ovunque. Grazie mille, sono contento sia per la prestazione che per il gol, ma soprattutto per i 3 punti che abbiamo portato a casa. 3 punti meritati. Sì, sicuramente. Il mister ci aveva chiesto di affrontare la partita in maniera molto propositiva, perché comunque sia il campo che la squadra, quando giocano contro il Campobasso, purtroppo le squadre cercano di dare sempre il massimo, quindi noi siamo stati bravi e abbiamo portato i 3 punti a casa. In cronaca ho detto gioca alla Esposito, non so se ti trovi con questo paragone. Di Domenico Antonio alla Esposito, nel senso la posizione, la maglietta. La maglietta per me è stato un onore indossare quella che c'ha lui, però contento. Sicuramente non sono Esposito, però cercherò di dare una grossa mano alla squadra per arrivare agli obiettivi che ci siamo preposti inizio anno. Tra i migliori tu e Candelori, sicuramente sul vostro asse, poi si è costruito anche il raddoppio. Campobasso che ha vinto in maniera con grande disinvoltura, adesso testa al Rieti. Eh sì, sappiamo che ci aspetta una partita molto dura, il Rieti viene da risultati positivi ultimamente, però noi le cose che dobbiamo fare le sappiamo e giochiamo in casa, quindi cercheremo in tutti i modi di prendere i 3 punti. Stop. Quali sono le cose che sapete allora? Sappiamo che dovremmo fare la partita che facciamo di solito, giocare alti e attaccarli forti e cercare di sbloccare il prima possibile. Poi quando la partita si sblocca il prima possibile, sicuramente è tutto in discesa. Poi non sarà un avversario arroccato nella sua metà campo il Rieti? No, sicuramente cercheranno anche loro di fare la propria partita, però niente, stiamo in casa e dobbiamo cercare di prendere i 3 punti, stop. Soddisfatto dei suoi ragazzi, e naturalmente non poteva essere diversamente, il presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, che in questa stagione finalmente è tornato con la squadra a calcare anche il terreno del Ditella. Presidente Di Lucente, un punto prezioso contro il Notaresco, continua il buon momento del Vasto Girardi. Un punto importante qui oggi a Vasto Girardi contro una squadra, un'ottima squadra, una squadra ostica, una squadra costruita per i piani alti della classifica, una squadra costruita per dar fastidio al Campobasso, alla rete canadese, per giocarsi il campionato. Abbiamo visto un primo tempo dove noi siamo stati bene in campo, bene in palla, abbiamo avuto qualche occasione, niente di particolare. Poi il secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più, loro sono stati molto più aggressivi e non hanno avuto grosse occasioni da gol, questo è vero, però sono stati in campo per 45 minuti facendoci soffrire non poco. Ditella che resta imbattuto, sicuramente un altro traguardo che avete costruito finora con il lavoro, con il sacrificio da parte di tutti.
Sì, questo era il nostro obiettivo, cercare di fare calcio a un certo livello, cercare di continuare a farlo a Vasto Girardi, puntando come abbiamo fatto quest'anno sui giovani. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un allenatore valido come Fabio Prosperi, che ha sposato il mio progetto, la mia idea di calcio, e stiamo raccogliendo i buoni frutti del tanto lavoro fatto da Agosto ad oggi. Cammino ancora lungo, ovviamente obiettivo primario mettere in cassaforte la salvezza, però questa squadra ha dimostrato che può giocare alla pari con tutti e può ambire anche qualcosa di più. E la nostra è una squadra giovane, una squadra pimpante, una squadra che gioca sempre a calcio, cerca di giocare a calcio. Sicuramente non ha il blasone, non ha una rosa lunghissima come il Campobasso, la Recanatese, lo stesso San Nicolò, però è una squadra che quando scende in campo dà il massimo, dà tutto quello che può dare. Il nostro obiettivo è la salvezza. L'anno scorso abbiamo chiuso il girone d'andata a 21 punti, quest'anno chiedo alla squadra di chiudere almeno a 24 punti, oggi stiamo a 20, quindi mancano un bel po' di partite ancora, la squadra può fare tanto e poi possono divertirsi. Una volta raggiunta la salvezza possiamo tranquillamente continuare a giocare, facendo divertire anche, speriamo, il pubblico che possa tornare qui al Ditella. Il Castelfidardo prosegue la sua risalita in classifica, reduce dal successo di Giulianova. Domani ospiterà il Pineto. Ne abbiamo parlato con l'allenatore. Mister, arriva una vittoria importante qui a Giulianova. Probabilmente la differenza l'hanno fatta i due gol a cavallo dei tempi. Ultima azione del primo tempo, si torna in campo il 2-0. Quella probabilmente ha rappresentato un po' la differenza. Sì, una partita molto combattuta, lo sapevamo, il campo non era tanto praticabile, più si allungava la partita più era complicato giocare. Siamo partiti un po' meglio noi all'inizio, che abbiamo avuto subito una palla gol. Dopo Giulianova ha preso campo ed era molto più bravo e più aggressivo di noi, e ha avuto l'occasione per andare in vantaggio. Ne ha avute penso due, almeno due abbastanza nitide. È stato bravo il nostro portiere e dopo sul finale di tempo siamo stati bravi a sfruttare una palla inattiva. È il primo gol che facciamo finalmente su Palenativa, ci lavoriamo e oggi è arrivato. Secondo tempo, secondo me siamo partiti molto forte, siamo rientrati bene e siamo stati più aggressivi noi di loro. E quindi automaticamente poi abbiamo trovato il gol, siamo stati molto più alti, abbiamo rischiato praticamente niente, il gol ce lo siamo fatti da noi anche oggi. La partita secondo me era abbastanza in gestione, il secondo tempo. Però ci sta, è un risultato che per noi è importante, perché poi non so quante partite stiamo giocando e quante dobbiamo ancora giocare. Stiamo giocando ogni 3 giorni in continuazione, i ragazzi erano stanchi e quindi era importante ripartire il secondo tempo forte per cercare appunto di allargare il vantaggio, diciamo, numerico dei gol con loro, perché altrimenti alla lunga avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico. Però abbiamo tenuto bene il campo per tutta la partita, quindi sono contento. Per voi. Ma guardi, noi abbiamo una squadra, tutti ragazzi, il più grande. In età 22 anni. Sì, abbiamo il più grande che ha 28 anni, credo, l'unico giocatore più grande, portiere, penso. E gli altri sono tutti ragazzi, quindi un vantaggio dal punto di vista fisico speriamo di averlo. Però poi paghiamo in esperienza, in gestione della partita tante volte, in tante situazioni dove su un campo magari così contro una squadra un pochino più esperta per alcuni giocatori, chiaramente, poi come rosa, anche loro una rosa molto giovane, Giulianova, però poi a volte i giocatori le partite così più esperti, soprattutto all'inizio o verso la fine della partita, le gestiscono un po' meglio. Così era stato il primo tempo, poi dopo secondo me siamo usciti bene e alla distanza, ho detto, col doppio vantaggio sempre tenuto, penso che la partita alla fine l'abbiamo vinta abbastanza bene. Mi dispiace prendere l'ennesimo gol, mi è piaciuto che erano arrabbiati al rientro negli spogliatoi, soprattutto il portiere, perché prendere gol anche a partita finita è sbagliato. E Giulianova a me è una squadra che diciamo, preoccupava, perché comunque l'avevo vista
A parte conoscendola poco perché ha cambiato allenatore da poco, però l'avevo vista a Campobasso dove aveva fatto molto bene, aveva fatto forse la prima squadra che pareggia a Campobasso, che toglie punti a Campobasso in casa, mi sembra. Quindi aveva fatto un'ottima prestazione e alla fine aveva avuto anche una palla per poter vincere a Campobasso. E era la partita che mi aspettavo onestamente di trovare, e loro sono stati più bravi di noi nel primo tempo a interpretarla. Noi eravamo un po' troppo bassi con la linea, scappavamo troppo, e quindi mentre i loro difensori erano molto più aggressivi dei nostri, e quindi hanno preso campo e ci hanno messo in difficoltà, perché comunque è una squadra con giocatori esperti dietro, ma comunque tanti ragazzi bravi, secondo me, sia in mezzo che anche davanti, perché comunque sono dei buoni giocatori. Quindi è una squadra difficile da affrontare, e oggi è stato così, e penso che sia difficile un po' per tutti, sia qua ma sia anche fuori casa, perché è una squadra compatta e che ha, secondo me, delle potenzialità. Il Pineto invece è reduce da un pareggio interno con l'Aprilia. A fine gara il commento dei due tecnici. Ma i ragazzi sono partiti bene, poi come sempre l'atteggiamento viene premiato, e su quell'episodio magari siamo andati a fare quella pressione alta sul portiere, e chiaramente la partita si era indirizzata in un certo modo. Chiaramente poi ci siamo abbassati un po', si è creato tanto spazio per ripartire a campo aperto, e lì dovevamo essere più cinici e concreti a raddoppiare sicuramente. È chiaro che abbiamo giocato contro una squadra che mi ha impressionato, a cui faccio i complimenti. Penso di aver incontrato fino adesso la squadra che mi ha impressionato di più, e si lavora, sono contento, anche se poi dopo a noi ci servono punti per risalire, e oggi poteva essere un'occasione, anche se poi dopo, per quello che si è visto in campo e per la qualità del gioco che ha espresso poi il Pineto, per il forcing che ha fatto nel secondo tempo, soprattutto nella fase centrale del secondo tempo, il risultato potrebbe essere anche giusto. Ha ricevuto anche i complimenti del tecnico, ha detto: è la squadra che mi ha impressionato di più, però ecco, siamo ancora a parlare di un pareggio, la squadra non ce l'ha fatta neppure oggi a portare a casa l'intera posta in palio, forse l'avrebbe meritata. Sì, questa è l'unica nota negativa, perché la squadra non posso rimproverare niente, è chiaro, dovevamo prestare un po' più attenzione e su, diciamo, il gol segnato dalla squadra avversaria, sicuramente è stata una leggerezza, però ecco, non vorrei dare la croce al nostro portiere. Dopo 5 minuti prendi un gol in quel modo, è chiaro, a livello psicologico la squadra ha accusato il colpo, è inevitabile, però ha avuto un grande carattere, una grande rabbia, soprattutto nella seconda frazione, e a imporre il proprio gioco, e a quel punto pensavo che ce la facessimo a ribaltare il risultato. Peccato, stiamo sempre qui a discutere che non arriva la vittoria, però la prestazione è stata una prestazione importante, nonostante tante problematiche. Sapete che adesso un po' abbiamo perso qualche pezzo, qualche altro deve arrivare, stiamo cercando un attimo l'equilibrio giusto, però queste prestazioni mi fanno sperare. Oggi il Castelfidardo ha fatto forse un risultato a sorpresa, e la prossima avversaria del Pineto bisognerà anche un po' dosare le forze. Incontriamo una squadra che sta facendo benissimo, un gruppo forte che viene da un campionato vinto d'eccellenza, e lo dimostra il fatto che oggi hanno vinto a Giulianova su un campo difficile. Quindi mi aspetto una partita contro una squadra difficile, ma noi dobbiamo in un modo o un altro fare una prestazione anche migliore di questa di oggi, perché ci serve assolutamente i 3 punti, perché i ragazzi vogliono, coprono dentro la voglia di esultare e di portare via un risultato importante. Calcio a 5, domani secondo appuntamento per la nazionale italiana, tra cui convocati c'è anche il portiere molisano Raffaele Loconte di Termoli. Gli azzurri sono a Prato per preparare la sfida alla Finlandia. Oggi alle 15 la seconda partita del gruppo 7 di qualificazione ad Euro 22. Sci assegnati titoli regionali in tecnica libera sul gradino più alto del podio, tutti atleti dello Sci Club Capracotta. Domenica a Capracotta si è disputato il campionato regionale in tecnica libera di sci di fondo previsto dal calendario regionale del Comitato Molisano della Federazione Italiana Sporti Invernali.
L'organizzazione della manifestazione è stata affidata allo Sci Club Amatori Fondo di Campobasso e si è svolta sull'anello di Monte di Prato Gentile di 2,5 km da ripetere fino a 4 volte a seconda delle categorie. 50 gli atleti iscritti in rappresentanza di 7 sci club provenienti dal Comitato Molise, Abruzzo e Lazio. Per il Molise i titoli regionali sono stati conquistati da Valerio D'Andrea per la categoria senior sulla distanza di 10 km. Tra gli under 18 giovani 7,5 km da dover coprire, il titolo è stato di Maria Angelaccio. Sempre sulla stessa distanza, ma tra gli allievi, ha primeggiato Andrea Di Bucci. Tra i ragazzi che hanno dovuto ripetere l'anello di Prato Gentile per 2 volte al maschile, ha vinto Samuele Paglione, al femminile Claudia Di Tanna. Tutti atleti tesserati con lo Sci Club Capracotta. Il secondo appuntamento in calendario è fissato per il 21 marzo con il campionato regionale in tecnica classica, sempre a Prato Gentile. Questa volta l'organizzazione sarà dello Sci Club Capracotta. È ancora aperto il bando della Regione Molise per l'assegnazione di contributi alle società sportive dilettantistiche. L'iniziativa è volta a sostenere la ripartenza delle attività sportive sul territorio regionale, con particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva e delle iniziative rivolte anche a persone diversamente abili, nonché alla riapertura degli impianti sportivi pubblici e privati e degli spazi dedicati all'attività motorio-ricreativa. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 10 di lunedì prossimo. Bene, vi ricordo l'appuntamento di domani con A Tutto Campo per il turno infrasettimanale del girone F della Serie D e naturalmente vi do appuntamento alle 14:25 di domani pomeriggio per questa trasmissione speciale, proprio per seguire l'evolversi del girone, quindi l'evolversi del campionato. È tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.